Migranti, quasi 2.000 profughi salvati nelle ultime ore nel canale di Sicilia in diverse operazioni. Sbarcato a Catania un neonato partorito a bordo della nave di una ONG. Perla di Poppa. Cullato dalle onde e dal ritmo dei tamburi, così Miracle viene presentato all'equipaggio della nave Aquarius, agli altri migranti che con sua madre sono sopravvissuti alla traversata. È nato solo da poche ore e per lui, a bordo, comincia una festa. Un miracolo che pesa 2,8 kg, venuto al mondo in acque internazionali, il 70° passeggero della nave di Medici Senza Frontiere. Questa mattina è sbarcato al porto di Catania tra le braccia dell'ostetrica, dietro di lei, con la tuta nera, la madre ancora provata dal parto. La madre è entrata in travaglio 48 ore fa a bordo della nave, dice un'infermiera dell'ONG. È stata una fortuna, se le doglie fossero iniziate prima, il bimbo sarebbe nato su una spiaggia libica senza alcuna assistenza. Mamma e figlio stanno bene, anche se lei non mangiava né beveva da ore e viene da un anno di prigionia. La loro è una delle 8 imbarcazioni soccorse nelle ultime 48 ore, quasi 2.000 persone in tutto, numeri che non si vedevano da mesi, da quando le partenze dalla Libia si sono drasticamente ridotte. Ora però si ricomincia a partire anche dalla Tunisia.